Ciao raga, buonasera. Allora, sì, non ho vloggato niente tutto il giorno. Non lo so perché, cioè non avevo voglia, semplicemente non c'avevo voglia. Stanotte ho dormito poco, niente. Perché non lo so perché, cioè nel senso, continuavo a girarmi e rigirarmi. E mi addormentavo, mi svegliavo, mi riaddormentavo. Mi ricordo che a un certo punto mi ero svegliata, che erano quasi le 5 del mattino, erano le 5 meno 10 minuti. Ero andata in bagno, che non è, cioè, non è mia abitudine fare, di notte soprattutto. E mi ricordo che mi ero rimessa nel letto e non riuscivo più ad addormentarmi. Infatti, non mi ricordo che ora era, le 5 qualcosa. Mio marito si era svegliato, è andato a lavorare, io ero ancora sveglia. E niente, sono passati i minuti, sono passate le ore. E sono stata sveglia, sono stata su YouTube, sono stata a guardare i muri. A un certo punto, verso le 9, 9 e mezza, stavo guardando un video su YouTube. E praticamente mi ero addormentata col telefono in mano, mi ricordo, e mi ero svegliata verso l'una e qualcosa. E niente, poi ho portato fuori Cioppi, naturalmente. Prima ancora di portare fuori Cioppi, ho visto che fuori batteva un vento, raga, assurdo, cioè assurdo, 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 cioè tuttora batte il vento, ma tanto, tanto, tanto. E praticamente quando sono uscita, sono stata un attimo a fare una passeggiata con Cioppi qua vicino e praticamente a un certo punto ha iniziato a battere così tanto forte il vento, raga, che davanti a me, tipo erano 100 metri su un prato qua vicino, ho visto tipo una piccola tromba d'aria, cioè c'era tipo la polvere che si era alzata e faceva il giro giro tondo e anche le foglie, non so. È iniziato da terra, è iniziato a salire su, su, tipo una scia così. Mi ero spaventata un attimo perché non l'ho mai vista nella mia vita, una tromba d'aria. Era piccolina, giustamente. È durato tipo 20 secondi sta cosa e poi è sparita. E niente, mi ero spaventata un attimo e poi sono rientrata in casa e tutto il pomeriggio che continua a battere il vento. Non so se sentite però. Vabbè, dopo vi faccio vedere, magari vi faccio sentire come si sente da fuori, perché dentro casa non si sente tantissimo, però fuori veramente assurdo. E lo sentite? Assurdo, vero? Cioè, sempre peggio la situazione, sempre peggio. E comunque, la mia paura più grande, penso un po' di tutti qua nel paese, è che tipo quando era l'anno scorso, sì, l'anno scorso c'era sempre così vento forte, 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 non mi ricordo quanti chilometri orari erano e c'era di notte sta cosa, soprattutto di notte, vento forte, forte e che il giorno dopo, appunto, quando sono andata verso Basilica di Pinè, c'era tutti gli alberi strappati, raga, strappati, erano tutti per terra, montagne, montagne, spelacchiate di alberi, alberi caduti per strada, chiuse le strade, era terrificante, sembrava che ci aveva passato un uragano, e quindi diciamo che la paura un po' di tutti adesso è che non succeda di nuovo sta cosa perché ci sono ancora le montagne spelacchiate e se cadono anche gli alberi rimasti, rendetevi conto. Ecco, mo adesso sento l'Anna, sento anche mio cugino, porto fuori Cioppi e mi preparo, forse. Ah, comunque raga, ho editato un video. Ok raga, allora sono le 8, sto uscendo fuori con Cioppi, eccolo qua. Credo che si è calmato un po', credo. Confronto a prima che voleva roba. Sì,
si è un po' calmato. Ciao, aspetta. Cazzo, raga, qua è l'apocalisse. È partita un allarme. Non so se è un allarme o cosa. O se sono i pompieri. Non credo che i pompieri fanno così. Credo che sia un allarme. Comunque, guardate. Questa è stata la luce. E qua no. Porca vacca, raga. Adesso più o meno calmo, cioè nel senso prima era peggio. Oddio, raga. Mi è volata anche la roba dal balcone. Incredibile, raga, incredibile. Apocalisse 2, questa è in Trentino. La prima volta è quando ha strappato tutti gli alberi. E ha quasi scoperto tutte le case. Veramente. Questa è la seconda parte, diciamo. Bene, bene, bene. Stanotte sì, si dorme. Madonna, se si dorme. No, l'ascensore non lo prendo, col cazzo. Sta salta la luce. Mi sento già Taipei. Cosa c'è, Choppy? Chi è che ha aperto la porta, Choppy? Chi è che l'ha aperta? Cos'è che hai, fantasmi adesso? Chi è lo? Sicuramente quel gatto stronzo, me lo sento. È quel gatto stronzo, Choppy? È entrato qui dentro il gatto stronzo? Solo lui riesce a aprire le porte come un fantasma. Oddio Cristo. Oddio, Dio, raga. Oddio, Dio, raga. Oddio. Sono le 9. Oh. Non hai paura, Cioppi? Non hai paura? Cioppino. Che paura, Cioppino. Dai, levate fuori dai coglioni adesso, però. Levate fuori dai coglioni, dai. Fammi entrare sotto le coperte, che sono engiacciata de fre. Engiacciata de fre. Sai cosa significa in dialetto trentin? Sai cosa significa? Lo sai cosa significa? No, non lo sai, sei ignorante. Bravo. Staccuccia. Cioè, raga, ma stiamo male. Cioè, vento... No. Aspettate che metto a fuoco. Vento 32 km orari. Raffiche 82 km orari. Porca miseria. Ok raga, allora sono l'una di notte, io sono qua con Cioppi, mi ha dato dei biscottini, sto mangiando biscottini, signor Cioppi, tieni Cioppi. E niente, mi sono munita anche... Mi sono munita anche di biscotti perché adesso andrò a guardarmi il programma rumeno. Allora, ho guardato oggi questo del 03 febbraio. Adesso mi andrò a guardare questo del 04. Ecco. No, cioè, per quei biscotti non sono per te. Oh. E... Aspettate che accendo internet qua. Ok. Cioppi, andiamo a nanna, su. Vedete lì. Ciao. Spegniamo luce, va là. Notte, Cioppi. E resta lì. Andiamo qui.